Ciao ragazze, sono contentissima. Mi è appena arrivato adesso il pacchetto da parte di Bricolart, il mio primo ordine. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso un po' di cose, visto i vostri tutorial o i vostri video review e mi ha incuriosito e ho deciso di acquistare. Allora, innanzitutto ho preso i favolosi camei, questo con la rosa in rilievo che è spettacolare, e poi ho preso anche gli altri due. Eccoli qua, lo stesso cameo in due colorazioni, in lilla e in nero, quello con la farfalla che veramente è bellissimo. Costeranno magari anche 4 euro, però secondo me incastonati fanno una figura. Provvederò quanto prima e vi farò vedere. Poi ho preso un po' di gocce perché non ne avevo ancora provate, non le avevo ancora viste e ho preso di diverse dimensioni. Allora, queste, per esempio, vi faccio vedere quelle che ho preso. La misura sono 4x7 mm, le ho prese in diverse colorazioni e niente, adesso ve le faccio vedere così veloce veloce. E tanto i codici li leggete, per cui l'ho preso questo bianco qua che è veramente spettacolare. Poi stessa misura ho preso questo verde, anche se di Delica non ne ho neanche una verde, però vabbè, mi piace un sacco. Questo qua che è una specie di giallino, non so, che è molto bello, molto molto molto. E poi l'oro, ho preso color oro, diverse cose, spettacolare anche questo qua che è molto 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 bello. Poi stessa misura ho preso anche questo lilla che è veramente stupendo anche questo. Poi ho preso altre misure, queste, che sono solo quelle da 4 mm, le ho prese rosa, che non so, mi sembrava carino e ovviamente sapete che poi in questo periodo ho l'ossessione del rosa, per cui come non comprare qualcosa di rosa? Mi sembrava un po' strano. Poi queste qui che sono spettacolari, è questo specie di giallo con dentro dei vari riflessi, verde, viola, veramente bello. Questo qua si fa sicuramente delle cose stupende, questo colore. Poi questo blu, che è come questo con tutti i vari riflessi, bello. Poi, azzurre le ho preso, ne ho prese azzurre. Anche queste davvero molto carine. Poi ho preso, e passiamo, che veramente sono rimasta soddisfatta anche di queste, quelle minuscole, quelle da 2,8 mm, e ho preso anche questo white perla, se non sbaglio, stupendo. Poi ho preso due sacchettini di questo colore che è il mio preferito in assoluto, veramente 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 bello. Anzi, questo penso che mo, come si chiama? Ah, è l'unico. Gunmetal, qualcosa del genere. Bello, ragazze, prendetelo, vi farò vedere al più presto. Ho già un'idea di cosa fare, veramente. Poi, stesso. Ah, no, forse ho invertito, ragazze. Forse era il Patina Iris, questo forse sì, perché questo qua mi sembra questo che è matite, per cui vabbè, insomma, ragazzi, ho già fatto la mia gaffa. Comunque, beh, i colori sono questi, soprattutto leggete i codici, per cui bello bello anche questo. Poi oro, anche di questa dimensione da 2,8 oro. Poi ho preso delle Delica, due sacchetti da Delica da 5 grammi l'uno, li ho presi di questo bianco perché avevo soltanto quello crystal a B normale e ne volevo uno un po' più scuro. E poi ho preso i Rivoli da 14 mm, acqua marina se non sbaglio, e poi un Rivoli da 16 crystal normale, che anche questo mi sembra brutto. E poi ho preso 100
pezzi, che questi forse li ho visti da Alexia Lux, che vabbè, ho visto, mi sono proprio innamorata, di colore Mint Alabaster AB2 per 2X. Boh. Bello. Con questi, guardate ragazze, si fanno sicuramente dei lavori luccicosissimi. E poi niente ragazze, ho preso per un nuovo progetto che poi vi farò vedere. Ho già aperto, ragazze. Ho preso questo filo d'alluminio per il wire da 1 mm, sono 10 metri. E niente, vi farò vedere cosa poi realizzerò. Questo è tutto, sono il mio primo ordine, sono rimasta davvero molto contenta e adesso Silvia, al lavoro. Ciao, a prestissimo!